If you like Mutual Video, you will love Mutual Life. Link in the description below. Bro, è il momento adatto. Andiamo a vendere la cobblestone e diciamo che Reggio Puglia ha dei problemi con sopra la montagna. A quel punto prendiamo i soldi di Vierico. Oh! Salve, amico mio. Salve, per caso lei è di qualche fazione, qualche mafia strana? No, io sono Soler, cavaliere del sole. L'unica cosa a cui mi dedico è la lode al sole e la costruzione di altari. Oh, finalmente, quant'altro. Allora posso parlare normale, mamma mia. Devo mimetizzarmi tra diverse fazioni. Allora, quali fazioni, amico mio? Ma guardi, ogni montagna è un'organizzazione criminale a sé. Criminale? Accidenti, io ancora non ho incontrato nessun criminale. Avremo bisogno di qualcuno come lei, costruttore, abile nella comunicazione. Io sono sempre disponibile a dare una mano, basta evocarmi. Devo sacrificare qualcosa? No, non credo, amico mio. Per ora le evocazioni non funzionano, ma puoi sempre trovarmi qui alle rovine. Ok, fantastico, fantastico. Lo dico anche a lei, se le serve qualche lavoretto, qualche commissione, tra virgolette, basta che mi mandi un messaggino. Tino. Lavoretto di che genere? Ma qualsiasi lavoretto, se le serve materiali... Buonasera. Buonasera, ciao, salve. Scusate se vi interrompo. Assolutamente. Volevo sapere se avete una carota. Io potrei procurarne se ne serve una. Sì, me ne serve uno, due, tre, quattro, cinque, non importa, perché ho due maiali e devono mangiare. Assolutamente. Allora, guardi, mi dia 10 minuti e... Chiedo scusa, dica. Amici miei, ma per caso avete delle liane? Liane? No, ma ho delle cesoie. No, però servono le liane vere e proprie, devono essere raccolte. Grazie, amico mio, ma non è quello che mi serve. Era giusto un segno di cortesia, tornerò subito con le carote. Apprezzo comunque. Signori, con permesso. Minchia, ragazzi, ma stiamo facendo un pochettino troppi favori qua e là, eh? Ehi, mi sono scaccato sotto. Devi salire sulla montagna? Dovrei salire sulla montagna. La guerra! La guerra è iniziata! La montagna ci attacca! Siamo stati attaccati! Ma come siete stati attaccati? Reggio Puglia è stata attaccata, quelli della montagna hanno iniziato a spararci, mio fratello è stato picchiato dal signor Emerald, è un disastro. Stiamo cercando alleanza con Scampia. Ma no, non mi sono incastrato. Ok, possiamo dire che mentre che loro venivano attaccati io stavo andando a rubare e facevo da testimone. Ascoltateci, qui è la situazione gravissima. Che io succede? Sono Goldo, lui è Goldo del regno di Reggio Puglia, come potete vedere dalla bandiera posizionata vicino a casa nostra. Reggio Puglia, ma non è tipo nemico del signor Gianco? No, Reggio Puglia siamo amici. Scusi, ma quali sono le fazioni qua, che io mi ero preso un attimo una vacanza. Reggio Puglia al momento non ha alleati. È successa una cosa gravissima. Vedete quelli nella montagna là sopra? Aspetta, quelli che là prendo sopra. Il binocolo. Mi sono quelli che mi hanno chiesto il pizzo. Improvvisamente hanno iniziato hanno provato a uccidere il pontefice di Reggio Puglia con una freccia. C'erano quasi riusciti, ma fortunatamente sono più duro della roccia. Fake! Hanno tirato una freccia d'attacco qui, ha visto? Cosa? E vede guardi il signor qui. Tiar. È vero, è vero. È una pistola. Bastardo. Ha una pistola. Una freccia d'attacco. Al ferro. Sono testimone e ho rubato anche tutta la cobblestone. Sono nocivi. Dobbiamo dargli una lezione. L'esercito di Reggio Puglia da solo non può competere. Loro sono in tre. Abbiamo questa dichiarazione di guerra. E adesso noi pure contro ben di voi. Quattro spalle. Beh, più che altro oggi ci hanno pure tirato un pugno a una mucca. Cosa? Davvero? Cosa? Una dichiarazione di guerra. Io tengo informazioni, Marescia, comunque. Un attimo. Assolutamente. Non se ne sono accorti. Toccherà fare la vela di Scampia più alta dell'universo. No. Ma diventerà il castello di Scampia. No. Ma la torre di Scampia, no. La ma sarà norma a livello sismico, non lo so. Certo, non vedi come non vedi il materiale, la costruzione, la qualità. Fantastico, fantastico. È veramente inesistente. Ma non come nella realtà. Perfetto. Invece per la nostra richiesta di alleanza per la guerra reggio pugliese contro la montagna alta, potremmo contare su di voi. Venite qua dietro. Vogliamo accettare la richiesta di Reggio Puglia di questa certo, alleanza. Certo, quel bastardo di Tier mi ha tirato un pugno alla mucca. Incredibile, va bene, accettiamo la richiesta. Va bene, allora se abbiamo bisogno di aiuto verremo a chiedere rinforzi. Noi vi aggiorniamo della situazione e delle loro posizioni, ecco. Va benissimo. Solo rinforzi, mai rimborsi, eh. No, non mette il grano giusto in mano, che sennò la mucca qua. E niente. Tolga subito quel grano. È affezionata. Sì. L'ho cresciuta. Cosa, ma queste mafie? Non mi voglio mischiare, assolutamente. Mi diverte di più. Ma cioè, è normale che quelli che abitano nelle vele di Scampia non hanno l'accento partenopeo? Mentre lui sì. Ma noi ci abbiamo i soldi, non possiamo avere l'accento partenopeo. Giusto, una cosa preclude l'altra. Chiaro, chiaro. No, Chad si è addormentato. Mica dovremmo svegliarlo, se vuoi. No, Gold, io lo lascio dormire. Sì. Posso giudicare da come russa. Buonanotte, e Chad. E quant'altro. Chad la pula! Chad la pula!
poi l'umore andata. Fa sempre no, no. Andata, si sveglia anche nel sonno più profondo. Beh, certo, certo. E comunque, io mentre loro venivano attaccati sono andato a rubare come da lei richiesto la cobblestone. Ottimo, ottimo. Quanti stack abbiamo? Ho cercato di fare tutto il più possibile. Guardi, tengo due stacche e mezzo. Beh sì, c'è un margine di miglioramento, devo dire. Assume, però può capire che mentre erano attaccati un attimino è stato molto pericoloso. Sì, dai, è rischiato. Guarda il rischio, gli do il panino direttamente. Il Black Sbebon! Oh mio Dio! Ma è sicuro? Questo è l'onore più grande. No, compa, il io cibo questo migliore in assoluto. Non lo mangerò mai, ma per caso significa qualcosa che ho il Black Blom. Fa parte della gang. Quindi posso, se ho bisogno di qualche aiuto, posso arrivare qua. Assolutamente. Oh, Marona, sì, non certo. Ci posso San Gennaro. Se aiutarla, può farlo. O quando vuole, basta che faccio un fischio. Assolutamente, certo, siete. Certo. Allora la saluto. Arrivederci. Grazie mille, grazie mille. Bro, 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 ci siamo presi il Black Sblond. Siamo diventati ufficialmente della gang. That's how mafia work. Ora, prendiamo due carotine e andiamo dal principe di Soler e andiamo a farci dare qualcosina in cambio. A quel punto poi dovremmo fare la giocata. Per adesso andiamo in miniera e prendiamo la cobblestone per poi in futuro fare richiesta di avere un appartamento abusivo. Questo serve, lo tengo, no, lo metto dentro. Dite che me lo fottono. Il Black lo teniamo perché nel momento che ci vengono a chiedere qualcosa ce l'abbiamo dietro. Ah, abbiamo fatto il bunker. Bro, abbiamo il bunker. Vabbè, per ora mettiamo queste due robe. Andiamo, 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 andiamo. No, non rubiamo, non rubiamo. Sto facendo bene andare verso di loro. Ah, io metto le torce sempre a destra. Porco. Come si mette? Come si mette? Ok. Minchia, farà, sto impazzendo. È difficilissimo sto cazzo di gioco. Abbiamo un po' di ferro. Una caverna normale. Bro, hai ragione anche te, però scusami, ma io vedo tutto sto ferro. Che faccio? Non mi fermo? Sarei una persona orribile. Ma, bro, what the fuck? Quello cos'è che brilla? Sto facendo bene, ragazzi, finora. Bro, quello è ferro. Oro, scusa. Cos'è? Regà? Ok, 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 I'm fucked, I'm fucked, I'm fucked, I'm fucked, I'm fucked, I'm fucked. No, ragazzi.